ringraziare Agrifood Future per questo riconoscimento. Io ne sono molto fiero e molto orgoglioso per 30 anni di carriera all'interno del mondo del food e più che altro la divulgazione della nostra meravigliosa cucina italiana. Ha strappato la promessa che l'anno prossimo parteciperà alla terza edizione di Agrifood a Salerno il presidente di Unioncamere Andrea Prete allo chef Alessandro Borghese, premiato nel corso della seconda giornata di Agrifood in un collegamento a distanza, uno dei momenti più apprezzati dal pubblico presente ieri alla seconda giornata del salone dedicato all'innovazione nell'agricoltura. Sono stati in tantissimi anche i partecipanti al corso di formazione promosso da Google sull'intelligenza artificiale, ospitato all'interno del Teatro Verdi di Salerno, che ha immerso con tanto di visori gli spettatori direttamente nella realtà virtuale. La giornata di ieri è stata quella ovviamente anche delle riflessioni su più temi che si sono avvalse della partecipazione di Giosi Romano, commissario della ZES Unica del Mezzogiorno, e Carlo Borgomeo, presidente di GESAC. Entrambi hanno evidenziato l'importanza delle infrastrutture per lo sviluppo del settore agroalimentare. In Campania, come nel resto del Mezzogiorno, ci si attende un risultato che sia in linea con quello che è stato già fatto in precedente, che in precedenza e che riesca anche ad amplificarsi. Intanto confermo la sua battuta sul fatto che Salerno, per quanto riguarda il traffico passeggeri, va bene. Le previsioni per l'anno sono incoraggianti, le previsioni per i prossimi anni sono incoraggianti, cioè tutto quello che si immaginava si sta realizzando. Ad aprire la fase dei convegni ieri anche l'intervento in videomessaggio del ministro dell'Agricoltura Lollobrigida. Deve confrontarsi e trovare le soluzioni migliori che sappiano tutelare il nostro patrimonio enogastronomico, salvaguardare la vitalità e le tradizioni dei nostri. E tra gli spunti di riflessione più attuali anche quelli di utilizzare l'innovazione tecnologica per ridurre lo spreco alimentare, nelle parole del professore Segre. Che noi non sappiamo più così il cibo, perché il valore di ciò che dai nostri frigoriferi, dalla lista della spesa, dalla dispensa, finisce nella spazzatura è 7,2 miliardi di euro, solo il valore economico, cibo che viene acquistato. Dopodiché dobbiamo smaltirlo e pagare una tassa sui rifiuti. È veramente una cosa assurda.